Il Castello del Buon Consiglio è uno dei più vasti complessi monumentali dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Si trova a Trento in una posizione leggermente elevata rispetto al centro cittadino. Benvenuti al Castello del Buon Consiglio, sede secolare dei Principi Vescovi di Trento. Andiamo a visitarlo insieme. Il Castello del Buon Consiglio è un importante monumento storico. Fu fondato come presidio imperiale nella prima metà del 200, divenne poi residenza dei principi vescovi di Trento. Già all'epoca era punto di contatto tra il sud, la parte italiana, e il nord, la parte austriaca dell'Euregio. Il castello è composto da una serie di edifici di epoca diversa racchiusi entro una cinta muraria che cela un magnifico giardino. Castelvecchio è la parte più antica del grande complesso del Buon Consiglio. In realtà la sua costruzione si sviluppa nell'arco di molti secoli. Nasce direttamente dalla roccia viva, quasi a significare il suo radicamento nella storia, nel passato e nella terra, e si eleva verticalmente culminando nella Torre d'Augusto, il grande mastio circolare che domina tutta la struttura. Ma alla fine del 400 la storia architettonica di Castelvecchio si conclude con la loggia veneziana, questa polifora ad archi fiammeggianti tardogotica aperta verso la città, che in qualche modo si collega all'architettura italiana e veneziana in particolare, e dall'altra parte anticipa quello che avverrà poco dopo, nel corso del Cinquecento. Nelle mura orientali del castello si trova un lungo camminamento che conduce a due torri. La Torre del Falco è ricoperta di affreschi del Cinquecento dedicati al tema della caccia. Gli affreschi nella Torre Aquila sono ancora più antichi. Si tratta del celebre ciclo dei mesi. Le raffigurazioni dei singoli mesi sono separate senza però interrompere il fluire del tempo. Viene rappresentata la vita economica e sociale alla fine del Trecento, mostrando sia gli svaghi del ceto nobiliare sia il lavoro dei contadini. Nella prima metà del Cinquecento il principe vescovo Bernardo Clès decide di costruire una nuova dimora. La tradizione castellana rappresentata a Castelvecchio viene in qualche modo accantonata e ci si immerge nella modernità, in una gara con le più importanti residenze signorili del momento. Questo soprattutto per un motivo: candidare Trento a essere la sede del grande concilio della Controriforma. A questo compito assolve l'architettura imponente, i lussureggianti giardini, ma anche la decorazione. La decorazione soprattutto pittorica. Dosso Dossi, suo fratello Battista, Girolamo Romanino, Marcello Fogolino si avvicendano nelle sale del palazzo, rappresentando una pittura autonoma ed eccentrica, perché tutti questi pittori, soprattutto Dosso e Romanino, guardano in maniera assolutamente autonoma sia all'arte italiana sia a quanto avviene al di là delle Alpi. Sono tante le sale riccamente decorate, ne esempio la sala delle udienze che riceveva gli invitati o la sala grande che ospitava le feste. Sul lato meridionale del cortile dei Leoni si apre l'ampia loggia affrescata dal pittore bresciano Girolamo Romanino. Al centro del soffitto un grande quadro raffigurante Fetonte sul carro del sole. Dopo la fine del Principato Vescovile, nell'anno 1803, il castello conobbe un periodo di grande degrado. Dal governo austriaco fu trasformato in caserma. Nel 1916, nella sala del Cinquecento, detta tribunale, si svolse il processo a Cesare Battisti. Dopo la condanna fu rinchiuso nella prigione e ucciso nel fossato retrostante il castello. Oggi il castello è sede museale. Numerosi ambienti di Castelvecchio e del Palazzo Magno sono stati recuperati e adattati a funzioni espositive. Bene, avete visto com'è il Castello del Buon Consiglio? Ha un edificio Castelvecchio austero, imprendibile, e un altro edificio, il Magno Palazzo, che invece è una vera e propria dimora del Rinascimento, del principe vescovo Bernardo Clès. Vi aspettiamo qua a una visita nei prossimi mesi, tutti insieme. Grazie.